Buon Natale a tutti quanti, a voi che mi seguite, bentornati nel mio canale, vi auguro delle bellissime feste e in questo giorno natalizio voglio parlare con voi del dropshipping da Amazon a eBay. Se è fattibile, se è sostenibile, se possiamo davvero farlo, se si può fare profitto, se è consentito da eBay, andiamo a affrontare tutti questi argomenti, quindi resta con me, sono sicuro che ti interesseranno molto. Comprare la merce da Amazon, inserire l'indirizzo del cliente e spedirla al cliente finale. È possibile? Allora, in parole povere, sì, possiamo farlo, possiamo mettere in vendita la merce su eBay che noi compriamo da Amazon e la spediamo al cliente finale. È un business model che tantissime persone fanno, che io faccio, è sostenibile, seppur con le proprie problematiche, seppur bisogna sapere cosa si sta facendo, può portare profitto, bisogna ovviamente avere la giusta strategia. Ne ho parlato già diverse volte in questo canale, oggi vado a rispondere un po' di domande che mi avete fatto nel tempo. Prima cosa, è sostenibile come business? Perché abbiamo i prezzi più alti in confronto ai venditori Amazon? Perché le persone dovrebbero comprare da noi? Parole povere, sì, è sostenibile, ho fatto un intero video dedicato a questo. Le persone comprano da noi perché le persone sono abituate ad acquistare su eBay, e non tutte le persone vanno a cercare il prezzo migliore, gli interessano semplicemente i tempi di spedizione, la piattaforma e il loro metodo di pagamento preferito, la loro familiarità con diciamo, la piattaforma dove acquistano. Non tutti stanno a guardare i 5 euro in più, i 5 euro in meno durante un acquisto, quindi è totalmente sostenibile. Non abbiate paura di vendere a prezzi più alti, perché quello che io vedo in giro, ok, nei gruppi Facebook o anche parlando con alcuni di voi, è che c'è questa tendenza ad avere paura a vendere a margini più alti, tendenza che bisogna avere per forza il prezzo migliore nel mercato. Ragazzi, non funziona così il mercato, anzi la maggior parte delle volte quelli che hanno i prezzi migliori sono quelli che non guadagnano di meno. Pensate, se tutti volessero avere il prezzo migliore non ci sarebbero le vendite a prezzi alti, diciamo i marchi di lusso, non ci sarebbero i negozi prestigiosi, e non è che perché una maglietta la compri da Gucci sia migliore rispetto a una che compri nel negozio di paese, ma sicuramente la qualità sarà alta, però questo non implica che la qualità non sia alta anche nell'altro, perché se andiamo a prendere una maglietta 100% cotone, com'è 100% cotone a 200 euro e 100% cotone a 30 euro, quindi non c'è tanta differenza. Ovviamente qual è la differenza sostanziale? Nel brand, nella capacità di marketing della Gucci rispetto al negozio di paese, è questa la differenza. Quindi non abbiate paura sui prezzi, non concentratevi su avere il prezzo migliore, concentratevi ad avere il target migliore, cioè le persone che vogliono spendere per quel prodotto. Questo sia che fate dropshipping, sia che fate private label, qualsiasi cosa facciate, non focalizzatevi sul prezzo, ma focalizzatevi sul target. Abbiate le persone pronte a pagare per ciò che offrite, non puntate a raggiungere tutti quanti. Questo per quanto riguarda il prezzo. Per quanto riguarda eBay, è consentito su eBay. Allora ragazzi, il dropshipping su eBay è consentito, questo diciamo una volta per tutte, è consentito. Non è consentito su eBay la rivendita dai marketplace come Amazon o come Walmart. Questo non vuol dire che non potete farlo, vuol dire che eBay potrebbe o non potrebbe, come tra l'altro dicono loro nei termini e condizioni, applicare delle restrizioni ai vostri account. Non vi banna per questo, non vi sospende per questo. Le uniche, diciamo, indicazioni ci possono essere il cosiddetto flag dell'account, abbassamento della visibilità delle vostre inserzioni alla ricerca del pubblico. Significa che se fate dropshipping da Amazon o da altri marketplace, le vostre inserzioni riceveranno meno impressioni, meno visualizzazioni dalle persone su eBay rispetto a un account non flaggato. Il flag non viene immediato, potete anche evitare il flag a lungo termine utilizzando dei miei metodi di cui parlerò nel canale, in cui ne ho parlato anche in modo approfondito su dropshippingchilometrizero.com, trovate il link in descrizione, ci sono i modi per arginarlo.
Ma questo, anche se venite flaggati, non vuol dire che non dovete fare profitto. Siamo sempre lì. Io lavoro con account flaggati, anche con account non flaggati. Gli account flaggati mi portano profitti, come gli account non flaggati mi portano più profitti, ovviamente. Poi ci sono i vantaggi e i svantaggi, non è il tema del video. Vi prometto che farò un video dedicato al flag e ai vari metodi di lavoro. Stavamo parlando della se eBay consentisse questo metodo di lavoro. eBay non lo consente ufficialmente, ma non vi applica sospensione, non vi applica restrizioni. Io stesso farò anche un video, vi mostrerò, dove ammetterò di sta facendo dropshipping da Amazon nell'assistenza clienti, e vi farò vedere che non succede assolutamente niente. Anche perché, ragazzi, i dropshipper su eBay sono per forse il 70% dei venditori, quindi eBay non conviene assolutamente, diciamo, buttare giù il dropshipper. Non abbiate paura quindi di questo. Ovviamente dovete sapere cosa state facendo. Le persone che vengono sospese, vengono bannate, non è perché fanno dropshipping, ma è perché non conoscono eBay e non conoscono la piattaforma per come non farsi sospendere. Perché come sospende eBay, sospende Amazon, sospende Shopify Payments, tutti quanti vi sospendono se non sai cosa stai facendo. Quindi non è a causa del dropshipping, ma è a causa della non conoscenza della piattaforma di vendita. Quindi su eBay potete fare dropshipping, potete anche usare Amazon, potete usare tutto quello che volete. L'importante è che stiate dentro alcuni parametri e che abbiate buone metriche e ovviamente un servizio clienti a top. Si può fare profitto con il dropshipping su eBay? Assolutamente sì. Si può fare anche tanto profitto a costo che sappiate scalare e sappiate cosa state facendo. Il profitto ovviamente, ragazzi, dipende. Ho fatto anche un video di recente su questo, dipende dalle vostre immagini, dipende dal vostro business model. Potete fare dropshipping su eBay comprando da Amazon e spedendo i prodotti con i giusti accorgimenti. Potete fare tanto profitto, perché ovviamente, ragazzi, poi voglio anche chiarire una cosa, che le persone mi dicono: sì, ma su Amazon i prodotti, cioè i prodotti sono sempre meno costosi su Amazon rispetto a eBay. Chiediamo una cosa, è che molti pensano che siccome su eBay trovano prodotti meno costosi non possono vendere lo stesso prodotto a una cifra superiore. Vi spiego come funziona eBay. eBay ha 22 milioni di venditori e ha, non ricordo bene esattamente la cifra, ma milioni, centinaia di milioni di annunci. eBay è un motore di ricerca, come Google. Ora, un motore di ricerca funziona in diversi modi, tramite alcuni algoritmi. Non è che un acquirente cerca e gli viene mostrato sempre il prezzo più basso, non funziona così. Quindi anche se avete o non avete il prezzo più basso su eBay, non vuol dire che non vendete. Il motore di ricerca funziona a parole chiavi per dare il miglior prodotto che, diciamo, si incalza con le caratteristiche ricercate dal cliente, perché l'interesse di eBay, come ogni motore di ricerca, è dare il risultato migliore per quello specifico cliente. E ora, se io cerco una tazza, ok, non è detto che io voglio la tazza più economica. Io magari voglio una tazza grigia, voglio una tazza di ceramica, una tazza con una determinata capienza. Non è un interesse se è la più economica di eBay, quindi andrò a cercare tazza grigia di ceramica da non so la capienza della tazza, andrò a mettere un numero e una determinata capienza, e eBay cercherà di darmi il miglior risultato per la mia ricerca. Quindi non è che voi dovete per forza avere il prezzo più basso, dovete avere i prodotti ricercati per un determinato target, ottimizzare quei prodotti con le parole chiavi, con le foto, con tutte le opzioni che eBay vi dà, per cercare di essere al risultato più alto nel motore di ricerca, quindi in prima o in seconda pagina. Che quando voi cercate tazza su eBay vi spunteranno forse 200-400 pagine, quindi è ovvio che non è detto che tutti quelli in prima pagina abbiano il prezzo più basso, no, le caratteristiche migliori per la vostra ricerca. Quindi il punto è questo. Poi, ragazzi, un'altra precisazione: un dropshipping su eBay non funziona come dropshipping su Shopify. Può anche funzionare, potete avere un prodotto, potete avere 10 prodotti soltanto. Personalmente a me piace un altro tipo di strategia, che è la strategia dei grandi numeri. Cos'è la strategia dei grandi numeri? Ne ho parlato in modo approfondito in diversi video.
La strategia nei numeri indica di non essere un negozio monoprodotto, perché con il monoprodotto, per quanto possa essere cercato, possa vendere, potete fare quello che volete anche su Shopify, prima o poi l'interesse del trend per questo prodotto finisce e vi ritrovate a dover cercare un altro prodotto. Un circolo infinito. Non è una buona idea a lungo termine. Una idea a lungo termine, specialmente per eBay, per ciò che ne vale la mia esperienza, e invece di essere un negozio di monoprodotto, essere un centro commerciale, avere un centinaia o migliaia o decine di migliaia di annunci che ottimizzate nel tempo, che man mano svuotate e riempite il negozio di articoli semplicemente che vendono, così che in qualche mese vi ritroverete in negozi pieni di articoli che già hanno venduto e continueranno a vendere. Quindi immaginate un piccolo negozio che vende solo tazze, un grosso centro commerciale che vende tazze, mappamondi, diffusori, piante, cioè chi è che fa più profitto, per quante tazze si possono vendere, le persone, il centro commerciale che ha più prodotti avrà sempre più visite, perché le persone sanno che possono guardare, possono andare in giro e possono trovare più oggetti. Questa è la strategia che io utilizzo e che vi consiglio per fare dropshipping da Amazon, eBay. Poi ovviamente potete applicare anche se usate AliExpress, se usate altri fornitori. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, spero di avervi dato informazioni utili, vi chiedo gentilmente di iscrivervi e mettere like al video, di condividerlo con le persone nei gruppi che pensate possa essere utile, vi ringrazio a tutti quanti di seguirmi e vi auguro nuovamente buone feste. Ciao ragazzi, alla prossima!